Così, come strategia, cosa possiamo fare praticamente? Cioè, tu cosa consigli praticamente a quello che si approccia alla corsa, allo sportivo medio, a quello che inizia, soprattutto in relazione a questo periodo di lunga inattività? Ok, allora, sulla lunga inattività ne parlerai un attimino più avanti nella corsa diretta, per come magari consigliare come poter riprendere, certamente. Farei un attimino un passettino indietro, che è praticamente il motivo per cui ho iniziato a fare i video che ho visto su YouTube, le guide PDF su questo argomento, che alla fine mi sto incentrando tanto appunto sulla prevenzione. Lo sto facendo perché appunto nella pratica del running, ma succede spesso in tutte le pratiche sportive, uno dei difetti è fare il gesto tecnico, quindi la corsa, la partita di calcetto, la partita di beach volley, senza nessun tipo di allenamento. Cioè l'allenamento stesso è il gesto tecnico, quindi faccio solo la partita, faccio solo la corsa. Invece sarebbe fondamentale fare una preparazione prima. C'era un famoso ortopedico di Milano che diceva che la partita di calcetto sta all'ortopedico come le caramelle stanno al dentista. Beh, Perché uno fa. Sì, ma anche per far studiare un ortopedico devi mettere 100 euro in un libro. Vai, sì, vai sicuro che lui aprirà il libro. se lo dici tu che sei del settore. Vai, continua, Ben, dai. E niente, quindi appunto ho cercato di sviluppare questi argomenti per migliorare un po' la cultura di prevenzione. Assolutamente. E l'altro difetto che ho riscontrato, cioè difetto, era una domanda che io ho mandato sui social e mi hanno dato la conferma. Ho chiesto qual è secondo voi il miglior metodo di prevenzione nel running o in altre attività sportive. E ancora ad oggi la cultura, diciamo, popolare, ci porta a rispondere lo stretching. Quando ormai la ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato che la prima cosa, e questo vale anche poi eventualmente in fisioterapia e nel recupero, è il rinforzo muscolare. Quindi diciamo in ordine rinforzo muscolare, in secondo, proprio eccezione, se ci vogliamo mettere nel terzo, possiamo metterci lo Lo stretching, ma in stretching. percentuale proprio il rinforzo muscolare che non deve Esattamente. mancare. Per cui anche lì è stato un indizio che mi ha detto cerchiamo di un attimo di cambiare la cultura su questa dinamica sportiva. Assolutamente. E ultima cosa che ho notato è che in piccola percentuale, sto parlando di quindi, gli atleti, i pazienti con quel che fare io, magari il rinforzo lo fanno, Sì. però spesso con quei due o tre esercizi che si conoscono, ma senza in realtà andare nella funzionalità della corsa. Quindi abbiamo classico squat, un tipo di affondo, plank statico, ma in realtà appunto io nei miei video, nelle mie guide sto cercando di entrare molto di più nella funzionalità del gesto tecnico. Ok, Diciamo che sono questi i 3 punti fondamentali. quindi fondamentalmente di migliorare la propria biomeccanica del passo durante la corsa, no? È un po' anche quella l'obiettivo, no? Perché si può ovviamente studiando, ci sono tanti studi, io per esempio diciamo molto spesso leggo degli studi di biomeccanica del passo durante la corsa, durante le varie attività sportive, la biomeccanica che si realizza durante lo squat, e il gesto tecnico è sempre quello che va migliorato. Quindi, come Allora, sono due le cose da dicevo, migliorare. Sicuramente il gesto tecnico, esatto. ma anche la qualità del tessuto. Del tessuto vuol dire tessuto muscolare, tendini, legamenti. Sì, migliorare la loro risposta, no? Perché poi giustamente come ben sappiamo e come tanti anche altri hanno detto, io ho seguito anche delle dirette di altri colleghi che si occupano di traumatologia sportiva, sicuramente molto più esperti di me, che ribadiscono sempre come sia importante affinare la risposta della macchina corpo, no? Di renderla più efficiente, perché Esatto. siamo un organismo molto delicato, è vero, no? Abbiamo una manifattura particolare, però abbiamo anche la possibilità di poter migliorare assolutamente il gesto tecnico. Tant'è vero che io poi adesso per entrare un pochino più nella cosa tecnica, leggevo anche uno studio che dimostrava come ci sia una prevalenza
dell'incidenza delle lesioni cartilagine, per esempio nelle donne che già hanno un ginocchio un po' con un asse valgo, contrariamente rispetto a quello che avviene nell'uomo, invece noi abbiamo un po' più la tendenza ad avere l'asse varo nel ginocchio, come questo valgo dinamico debba essere contrastato, contrastando, diciamo, la forza muscolare adduttoria in relazione all'anca, no? Quindi potenziando la forza abduttoria, quindi di contrasto all'intrarotazione dell'anca, questo può correggere durante il passo, durante la biomeccanica della corsa, il gesto tecnico, e quindi andare a ridurre quella che potrebbe essere l'incidenza di problemi cartilaginei, no? E ce ne sono anche tanti, tanti altri supportati sia delle review come degli RCT legati alle lesioni della caviglia, legati allo stress cartilagineo, anche se poi ovviamente la cosa importante da dire è che è dimostrato scientificamente, perché è stata individuata la via, no? La via biomolecolare che dimostra come la corsa prevenga le lesioni cartilaginee, prevenga la degenerazione cartilaginea nel tempo. Quindi eseguire un gesto in maniera tecnica, affinando la risposta del tessuto e migliorandolo tramite la tua splendida guida, che adesso ricordiamo perché siamo in un punto anche di massima connessione, dopo la diretta andate sulla pagina di Ben Facebook e potete scaricare gratis una guida in PDF che lui ha avuto la pazienza e la dedizione di sviluppare proprio in relazione alla corsa.